Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, 51esimo episodio per la nostra videoguida dedicata a God of War. Prima di cominciare vi ricordo come sempre di mettere like al video e, cosa ancora più importante, di iscrivervi al canale, così da supportare queste e tante altre serie videoguide presenti e future sul nostro canale YouTube Mastro Titto. In questo video affronteremo la nostra settima Valchiria, ovvero Rota, che si trova all'interno di una camera nascosta di Odino nel regno di Elheim. La Valchiria Rota utilizzerà per lo più attacchi che già ben conosciamo, come ad esempio la presa oppure delle combo a mezz'aria. Per quanto riguarda la presa, come sempre, vi consiglio di evitare questo attacco schivando al momento giusto oppure più semplicemente correndo in scatto per la mappa di combattimento, onde evitare di essere afferrati. Per quanto riguarda invece gli attacchi in combo, la strategia migliore è quella di schivare lateralmente le tre cariche di questa Valchiria, rimanendo a lei molto vicini quando atterrerà, così da scatenarle contro la nostra piena potenza. Ed è così che abbiamo anche sconfitto Rota. Siamo stati bravissimi. Libertà. Dov'è la tua regina? La mia regina. Lei ti ha fatto questo e i morti stanno conquistando Midgard. Non può essere. Nemmeno io volevo crederci, signora, ma dobbiamo trovarla. Lei dov'è? Non ne sono certa, ma il Roxxon af Valkyrs. Se il Consiglio degli Otto è riunito, forse lei risponderà al nostro appello. Il Mo di Rota, oggetto leggendario. Almeno sappiamo dove trovare Sigrun. Dove troveremo le altre Valchirie? In altri regni.
Bella pensata, fratello. Muspelheim, Niflheim, Sigrun non avrebbe scrupoli a imprigionare le sue valchirie fuori da Midgard. Frammento dell'esistenza di Asgard, oggetto epico, incantesimo. Tieni premuto L1 per alcuni secondni per ottenere fortificazione, che causa una respinta esplosiva dopo il blocco successivo. Manici della Valchiria, oggetto epico, pomo delle lame. Probabilità basse di attivare un vantaggio che conferisce potere della Valchiria quando si esegue un colpo con le lame. Aumenta la forza e potenzia il potere runico, si accumula fino a 3 volte. Ed infine, acciaio asgardiano perfetto, oggetto epico. E quindi ragazzuoli, detto, fatto e visto anche questo, non mi resta altro da aggiungere che anche per il 51esimo episodio della nostra videoguida dedicata a God of War è tutto, si conclude qui. Io come sempre vi ringrazio per il tantissimo tempo che mi avete dedicato e spero in qualche modo esservi stato d'aiuto. Al prossimo video, ciao!